Buongiorno a tutti. Continuo con i tutorial semplicissimi che riguardano i PDF. Nei video precedenti abbiamo visto come sbloccare un PDF per togliergli le protezioni da password utente e password amministratore. Poi abbiamo visto come dividere un PDF e adesso vediamo come tradurre un PDF. Poniamo che si sia scaricato un PDF in inglese o in tedesco o in qualsiasi altra lingua a noi sconosciuta. Vediamo come si possa facilmente tradurlo con uno strumento online. Lo strumento online è il seguente, che si chiama Online Doc Translator. È uno strumento che è stato creato per tradurre i documenti in Word, ma si possono tradurre anche i documenti in PDF. Con questo strumento si può anche convertire un PDF in Word. Poi vedremo anche che cosa significa. Dunque, il PDF che voglio tradurre è il seguente. È un PDF in lingua inglese, vedete, che voglio tradurlo in italiano. Il PDF è il seguente, è una delle parti in cui ho suddiviso il manuale di DaVinci Resolve. Per la traduzione si va su qui, su Doc Translator. Da notare che con questa traduzione si mantiene il layout, nel senso io posso anche tradurre per esempio con il traduttore di Google, questo. Vado qua, traduci un documento, scelgo il file e poi traduco il documento. Però il traduttore di Google innanzitutto non mi rileva le immagini e poi non mi salva la formattazione. Invece con questo Doc Translator io ho un documento che è esattamente identico all'originale, soltanto con la traduzione in un'altra lingua. Dopo aver cliccato su Doc Translator, vado su Traduci ora. Qui si può trascinare il file. Trasciniamo questo file qua che abbiamo visto qui. I documenti con estensione PDF possono aver bisogno di più minuti per essere elaborati e potrebbero contenere problemi di formattazione imprevisti. Procedere comunque, andiamo su OK. Nel caso in cui la cosa non funzionasse bene come formattazione, possiamo prima convertirlo in Word. Qui però andiamo su OK. Il documento è stato caricato. Si imposta la lingua di partenza, di input, che è inglese, come abbiamo visto, e la lingua di traduzione, che è l'italiano. Però possiamo scegliere qualsiasi altra lingua, vedete. Io con questo sistema ho tradotto un mio ebook direttamente dall'italiano all'inglese. Adesso si va su Traduci e qui si vedrà il procedere della traduzione, che come vedete è rapidissima. Il download sarà immediato. Dunque, è stato aggiunto questo file, come vedete, che al nome iniziale è stato aggiunto ENIT, cioè la traduzione dall'inglese all'italiano. Facciamoci sopra un doppio clic per vedere il risultato. L'immagine, come vedete, c'è. Vediamo un po' più in grande. Guardate, a me sembra una traduzione veramente ottima. Si può quindi leggere in italiano anche un ebook che abbiamo scaricato in un'altra lingua tranquillamente. Se non fosse, se, dunque c'è, mi sembra ci sia il limite di 10 megabyte per la traduzione. Se il nostro ebook avesse un peso superiore a 10 megabyte, si può dividere in più parti per poi tradurre una parte per volta. Come dicevo, si possono tradurre anche gli Word. Prima si può convertire per esempio un PDF in Word e poi magari tradurlo
tradurlo. Andiamo sempre su Doc Translator, andiamo su Traduci ora, carichiamo un file, stavolta carichiamo un file in Word. Ha rilevato la lingua che è l'inglese, ma si poteva anche scegliere. Si va su Traduci. Ecco, la traduzione è quasi terminata. Ed ecco la traduzione del documento in Word. Si può anche aprire per vedere il risultato. Dunque, questo era quello iniziale in inglese. Vediamo invece quello a cui è stato aggiunto il nome NIT per la traduzione. E la traduzione, come vedete, è piuttosto buona, anche se ci sono delle inesattezze di layout, ma assolutamente sopportabili durante la lettura. E questo è tutto, alla volta prossima.